Siamo allo spazio rubrica, oggi tutte le novità del mondo motori. Viene prodotto dagli scarti alimentari, è più pulito dell'elettrico e potrebbe diventare il carburante del futuro. Stiamo parlando del biometano. Una fonte di energia rinnovabile al 100% che consente di migliorare la qualità dell'aria e anche liberarsi dei rifiuti. Non richiede nuovi investimenti in infrastrutture perché si può allacciare alla rete SNAM. Ne stanno già collegando una ventina e hanno oltre 600 richieste. E si candida come valido sostituto del diesel. Con 15 euro faccio 350 km di autonomia in autostrada. E le prestazioni sono migliori, cioè quando passa dalla benzina al metano non se ne accorge se non una leggera accelerata perché ha più cavalli. Quindi prestazioni migliori, meno della metà di costo e soprattutto zero emissioni. Sono 1 milione le auto a gas in Italia. Soltanto ad aprile le immatricolazioni sono aumentate del 107% e si punta ad arrivare a quota 5 milioni. E trasformare rifiuti in energia, oltre a consentire di risparmiare, potrebbe aiutare le imprese agricole e le città. Invece che pagare soldi per smaltire i rifiuti in Olanda, li trasformiamo in energia e alimentiamo i nostri camion, i nostri autobus e le nostre automobili. Tecnologie a parte, gli italiani stanno ritardando l'acquisto di un'auto nuova e lo dimostrano i dati diffusi da Unrae. Le vetture che circolano in Italia hanno una media di 11 anni e oltre 1,5 milioni di auto sono Euro zero, ovvero altamente inquinanti. Auto sempre più vecchie e automobilisti sempre più controllati dagli occhi elettronici della polizia stradale. Stando a un'indagine internazionale, è l'Italia il paese al mondo che vanta più tutor e autovelox, 23.000 punti di controllo della velocità, a cui si aggiungono i dispositivi mobili, circa 600.